il B&B hai check-in dalle 14 in poi, quindi mi tocca portarmela dietro. Ciao a tutti, oggi vi porto con me nelle mie due giornate del Cosmoprof a Bologna. Sono andata il 23 e il 24 marzo e ho preso uno dei primi treni alla mattina. Come potete ben vedere, l'alba stava per arrivare. Nel tragitto mi sono data una sistematina al make-up, dato che non ero ancora del tutto truccata, e mi sono goduta un attimo il paesaggio prima di arrivare a Bologna. Arrivata in stazione centrale, la prima cosa che ho fatto è stata la colazione. Stavo veramente morendo di fame, questo è un mio bonbon, accompagnato da un cappuccio. Peccato che era un po' costoso, ma ci sta dato che era in stazione centrale. Molto buono. Ho fatto colazione e adesso mi dirigo verso il Cosmoprof. Ci metterò 40 minuti circa a piedi. Potevo prendere il bus, ma praticamente la mia idea era di andare prima al B&B, arrivata qui, e poi di andare al Cosmoprof. Solo che il B&B ha il check-in dalle 14 in poi, quindi mi tocca portarmela dietro. Vi devo dire, al primo impatto il paesaggio non era niente male, solo che io sto camminando infinitamente, spero che la strada sia giusta, dovrei controllare da Google Maps, però era tutta avanti, quindi credo sia così. Eccomi arrivata al Cosmoprof, adesso vi farò vedere cosa c'è all'interno di bello oggi e nulla, al momento supero la biglietteria. Era veramente una struttura molto grande. Sono entrata e mi sono recata ai tornelli così da passare il mio biglietto per entrare. All'inizio c'erano tante mappe disponibili. Ne ho presa una e ho iniziato subito con il primo stand, ovvero la Corea. Sì, appassionati per la Corea e del make-up K-beauty, hanno aperto quest'anno per la prima volta uno stand interamente coreano. Ho fatto prima un giro nei reparti skincare e veramente c'erano tante valide opzioni, soprattutto un marchio che non avevo ancora conosciuto, ovvero Umma. Poi ho dato un'occhiata alla parte della pulizia del viso profonda e pian pianino mi sono spostata al reparto della preparazione trucco. Anch'io ho dei prodotti di Chuseon e veramente mi trovo benissimo. Vi consiglio di utilizzarli qualche volta. Poi mi sono spostata nel reparto fragranze barra sempre skincare ma più oli essenziali. E c'erano anche i massaggiatori per il viso e il focus skin, ovvero vedere la propria pelle come è messa. Se appunto è ben idratato o meno, se i pori sono dilatati o piccini e danno molti consigli. I padiglioni erano abbastanza collegati fra loro, quindi dal padiglione della Corea sono andata quasi a finire verso il make-up, al momento sempre incentrato in Corea, iniziando con la linea di Olive Young. Percorrendo la mia strada ho trovato una specie di fabbrica dove appunto immettevano il pack dei make-up, quindi rossetti, ciprie, fondotinta. È stato veramente molto immersivo, molto divertente, strano anche vedere queste macchine che lavoravano davanti ai miei occhi. E dalla Corea mi sono spostata al, tra virgolette, padiglione di tutto il mondo, quindi USA, Francia, Spagna, Londra, un po' di tutto. Come vedete, appena ho messo piede lì, la prima cosa è stato il make-up e le unghie. Mi sono fermata un po' da Be Perfect perché era tappa fissa. Poi ho dato un'occhiata anche a questi lollipop bellissimi. Una delle cose che mi ha sorpreso molto è stata che ogni stand aveva non solo make-up, ma soprattutto anche delle linee per capelli e body. Ovviamente, nel mentre che stavo registrando, mi fermavo negli stand per prendere le tote bag gratuite. Mi sono fermata un attimo, qui ho tutte le bag una dentro l'altra, quindi magari adesso le sistemo un attimo, però prima mangio. Questa è un'acqua naturale, insomma, mi si è sbavato un po' il trucco e poi ho preso questo panino. Mangio. Allora, questa è la situa.
queste sono tutte le bag che ho preso al momento, sono le 12.45 circa. Adesso mi metto pian piano ad aprirle e a dividerle così da fare un'unica scatola e prendere anche altre bag. Vi faccio vedere ad uno cosa c'è all'interno. Dentro questa di Sukbon Editor, che è di Olive Young, mi hanno dato questo, che vabbè, è un'istruzione, una guida, comunque dei prodotti. Vediamo se riesco ad aprirlo. E poi mi hanno dato questi prodottini, che sono appunto delle, credo siano delle maschere, degli scrub, sì, per la pelle, clear pad. Poi questo brand Unique che mi ha dato l'olio alla calendula, credo sia per il corpo, sì, molto carino, fa un buon odore. E anche questo guida. Poi questo Ellen Vita mi ha riempito letteralmente di giornalini, tutti i tipi, di tutte le età. Poi ho trovato questo gancettino molto carino e questa pallina antistress squishy, interessante. Al momento sto mettendo tutto dentro questo sacchettino e mi sacchetterò questo trasparente perché mi piace, e questo qui in tela bianca, sono molto carini. Vado ad aprire Apis Professional Cosmetic. Oh, è un po' pieno, vediamo cosa c'è. Anche qui tanti cataloghi, però in compenso abbiamo tanti campioncini. Questo è il peeling, face scrub, credo ce ne siano un paio. Questa è la maschera, questo, anche questa è una maschera, la Platinum. E sì, credo siano tutti uguali. Sì, sono tutti uguali. Però vabbè, bel bottino. Poi come prossimo vado con Sorbella. O Sorbella, perché c'è due Sorbella. E una linea di profumi. Qui sempre appunto cataloghino. E qui ci sono due profumini. Uno è al Vermont e l'altro, ah no, anche al Vermont, sono tutti e due uguali, sì, bellini. Poi vado ad aprire questi due piccini che sono della stessa azienda, che è il Immortal. Vediamo. Ok. A quanto pare è per uomo e le bag sono completamente vuote, se non queste brochure. Interessante. Non ci servono, buttiamole. Poi andiamo con questo qui, We Move Your Smile Encores. Vediamo, qui c'è un po' di roba. Ah, non c'è più niente. Mi sa che il sacchettino me lo tengo, molto carino. Allora, c'è questa brochure con il nome della ragazza che mi ha guidato, me lo tengo perché non si sa mai. E una mascherina, i patch, bellissimi, li volevo. Poi vado ad aprire questa Cosmerna, è un brand anche questo coreano, vediamo cosa c'è. Wow, un piccolo massaggiatore per la doccia, bello, interessante. E poi questo specchietto carinissimo, bello. Ed ecco gli ultimi due. Prima vorrei andare ad aprire questo qui e questa cremina, che è un balm, interessante, da provare, all'avocado. E l'ultimo, questo grandissimo, e credo ci sia forse poco,
provo ad uscire tutto qui. Allora, anche qui catalogo, ma questo qui me lo tengo perché mi interessava molto, sono tutti prodotti coreani. Poi c'è questo qui, vabbè, questo l'ho preso da un altro stand io, sono gli 80s, per chi segue il K-pop mi piaceva tanto, quindi l'ho tenuto. Poi ci sono questi qua, Ultra Hyaluronic, creme, campioncini creme, questo cos'è? Collagene, una crema viso, questo qui, collagene, maschera, e niente, questo foglietto e un'altra crema vitamina, questo fogliettino, vediamo se c'è qualcosa, no, e poi questo qui, questo credo sia per le labbra, vediamo, sì, balm, molto, sembra molto bello, e poi questo qui, Chicas, una crema coreana sempre. Ho deciso di mettere tutto qui e di tenere le due borse bianche che mi piacevano tanto, e quindi poi questo lo attaccherò alla mia valigia. Dopo aver fatto la mia pausa mi fiondo nuovamente nell'area di tutto il mondo per dare un'altra occhiata a quello che avevo saltato. Più che altro ero interessata effettivamente alle palette e al make-up, ma sono andata a finire tutt'altra parte, ovvero skincare. Sì, è anche quella interessante, però evidentemente era destino perché c'erano gli ETs in formato gigante. Musica assordante proveniente da Federico Fashion Style, e ho fatto un giro nel reparto riunioni, o comunque dove stavano spiegando le tipologie di trucco, tipologie di pelle, un po' di conoscenze. Questa giornata ho deciso che finisce qua. Ho preso il primo treno che mi ha portato in montagna, perché io intelligente ho deciso di andare in montagna, non rimanere in città, così da rilassarmi meglio. Ero stanca, ci ho messo 3 ore, avevo fame, volevo morire, avevo sonno, ma ce l'ho fatta! Allora, sono tornata a casa e non ho ancora aperto questa box. Vediamo cosa c'è all'interno. Solito libricino, cataloghino con i prodottini. Poi c'è questa busta. Vediamo, vado ad aprirla. Avevo già dato un'occhiatina, ho sbirciato un po'. Allora, abbiamo, si chiama Post-it, con questa penna molto carina, anche touch. Poi abbiamo il tonico, credo sia Fishing Cream Skin Perfector, sì, e poi un altro cataloghino informativo solito. Dopo questo mi sono fermata da Olaplex e mi ha consegnato un campioncino di numero 8, che è veramente bellissimo. Io l'ho utilizzato sempre in campioncino, non l'ho mai comprato. Va benissimo per tutti i tipi di capelli. Infine vi mostro cosa ho comprato. Siete pronti? Olè. Ho comprato una piastra. Ho comprato una piastra che non ho ancora aperto, quindi vado a vedere com'è fatta. Si presenta così, molto larga, mi piace, così prende più capelli e non regolarizza, non regolarizza appunto il ferro, non fa niente. Io di solito le utilizzo lunghe e fine, però questa mi piace molto perché appunto ha anche questo qui per non scottarsi il dito, e ne volevo una così. E con una buona colazione inizio il secondo giorno del Cosmo Prof. Sono in stazione, adesso prendo il treno per Bologna Centrale perché sono fuori Bologna, e stamattina è stata una tragedia perché è esploso il lavandino della mia camera, quindi ci ho messo un po' a sistemarmi. Sono vestita con una semplice camicia bianca perché la maglietta viola è andata bagnata, quindi mi sono arrangiata con quello che avevo. E nulla, trucco, il make up molto easy, molto semplice, perché veramente oggi calma, relax.
Ho rifatto la stessa strada di prima, ma ho avuto un passaggio, grazie a Dio, ed eccomi al Cosmo. Solita entrata imponente, ed oggi era suddivisa diversamente. Appena entrata al primo stand, mi ritrovo nel reparto unghie. Faccio un giro qui perché comunque mi piace molto anche il nail art. Mi accorgo che c'è veramente di tutto, addirittura anche degli stand dove vendevano i fornetti, le bag, gli accessori, veramente bellissimo. Di trucco questo giorno c'era veramente poco. Diciamo che la giornata è stata incentrata principalmente sulle unghie e capelli. Mi sono fermata a dare un'occhiata a questi smalti gel bellissimi. C'era anche una spiegazione di come applicarli. E nulla, ho fatto un giro qui, ho dato un'occhiata e ho preso qualche bag. Uscendo dallo stand, effettivamente mi ritrovo davanti agli stand precedenti, cioè quelli di ieri, che erano chiusi. Come detto prima, appunto, il reparto bellezza è stato chiuso. Quindi mi sono recata al reparto capelli, ho dato un'occhiata, era pieno di parrucche, pieno di extension e io amo le extension e amo i colori sgargianti. Poi era pieno di massaggiatori per la testa, lamette, rasoi, era comunque pieno per accessori capelli. E ogni tanto in qualche stand c'era un accenno di trucco, ma non era granché. Ho deciso di consolarmi con del cibo, un buon panino al salmone. Era veramente buono, ma il costo un po' meno. Oggi ho guadagnato solamente da due stand perché l'area make-up era chiusa, quindi erano disponibili solamente i padiglioni per i capelli e i padiglioni per le unghie. Siccome i capelli non mi interessa nulla, però ieri ho preso anche altre cose e oggi mi sono concentrata di più sulle unghiette e mi hanno dato questi gel, sono tantissimi. Aspettate. Sono veramente tanti. Sono gel per unghie e barra smalti, poi li vediamo insieme, ne proviamo insieme uno e poi quest'altro brand di crema per mani cuticole, quindi sempre per unghie. Allora, questi smaltini sono delle prove che vi faccio vedere, poi ce n'è altri diversi, questo bianco, questo rosa. Molto carino, questo rosa però è glitterato, non so se vedete, e questo qui è un semplice gel top coat, quindi diciamo che sì, è abbastanza nude come shade, però ci piace. Una delle ultime tappe è stata da Dyson per incontrare i miei cari amici che non vedevo da tantissimo tempo, ovvero Look Total Brand. Ci siamo conosciuti a Roma per l'apertura del loro negozio e da lì siamo rimasti in contatto. Alessandro ha fatto una dimostrazione per un'acconciatura. Ciao! E vi mandano un bacione a tutti voi. Per chiudere, ho deciso di sbirciare nello stand del massaggio. Mi ha un po' stupita perché era veramente pieno di macchine, solarium. È stato un po' strano vedere gente, diciamo, seminuda in giro, comunque in mezzo alle macchine per fare delle prove. Credo sia stato tutto a pagamento e magari anche prenotato, però è stato anche molto divertente vedere delle piattaforme mai viste che servono per la circolazione del sangue e degli arti, quindi diciamo che è stato anche questo molto immersivo come il giorno prima. A malincuore mi dispiaceva per le agenzie che facevano le conferenze, ma avevano poca clientela ad ascoltarli. Diciamo che gli ultimi 20 minuti sono stata lì dentro a vagare, tra gli stand per riuscire a prendere altre bag, ma è stato difficilissimo perché quasi nessuno la metteva a disposizione e le ultime rimaste le davano solamente agli acquirenti.
quindi mi sono goduta un po', diciamo, quello che avevo già visto prima. Ho rifatto un giro e mi sono fermato un po' davanti a questi solarium perché erano veramente fighi, però poi mi sono stancata, ho deciso di uscire. Questa giornata è stata un po' meno stancante di quella prima, perché appunto, dato che c'erano meno cose da vedere, sono veramente rimasta poco tempo. Sono tornata al B&B, mi sono goduta le ultime ore, ho mangiato un po' al ristorante e il giorno dopo ho iniziato a fare strada verso Milano. Sono stata molto felice di questa esperienza, mi sono divertita tantissimo e sono felice di aver portato così tante cosette a casa. Ed eccomi qui, spero che il video vi sia piaciuto, io sono tornata a Milano e nulla, quindi si torna alla vita normale, alla routine. Seguitemi per vedere altri miei video che sono gratuiti e lasciate un like e un commentino se vi va. Alla prossima!